Allora, la giornata di oggi nel Parmense è cominciata con una discussione molto importante con la provincia di Parma, i sindaci del territorio di Parma, in particolare incentrata sui temi della Pontre Molese. Noi abbiamo posto con forza la priorità del raddoppio della Pontre Molese come diciamo asse portante della nostra, del nostro impianto infrastrutturale della Regione Emilia Romagna, dentro il rafforzamento ovviamente del sistema ferroviario. E poi ho preso il treno, così ho visto anche la linea, siamo arrivati a Bolgotaro, qui è stata anche l'occasione per inaugurare un importante servizio dentro la scuola Anna Frank, sia diciamo, materna sia elementare, primaria, di Borgotaro sulla banda ultralarga. Abbiamo discusso con insegnanti, con dirigenti scolastici delle progettualità in campo digitale e infine la riunione con i pendolari della tratta appunto ferroviaria che ci interessa prendere in consegna e ovviamente lavorare insieme per risolvere i problemi di cancellazione di treni, di scarsa puntualità e anche condizioni diciamo non sempre agevoli di trasporto ferroviario del materiale rotabile. Cercheremo appunto, chiederemo che questo comitato entri a tutti gli effetti nel comitato regionale del CRUFER regionale dei pendolari in modo da avere informazioni più continue. Ci presenteremo da qui a qualche mese con un piano di riqualificazione e di qualità diciamo del servizio ferroviario e anche di interventi sulle stazioni, che è un altro tema che è stato sollevato questa sera, quindi di riqualificazione delle stazioni. Cominciamo un viaggio insieme, diciamo così, come abbiamo fatto con altre tratte, con altre linee ferroviarie regionali, un viaggio che ci porterà a migliorare il servizio in un'interlocuzione continua con amministratori, sindaci e pendolari. Un incontro importante quest'oggi nella sala consigliare del Comune di Borgotaro, un incontro partecipato, tanti pendolari presenti, coloro che utilizzano quotidianamente il treno e la linea Pontremolese, presenti anche tanti amministratori, tanti sindaci dell'Alta Valtaro a testimoniare l'importanza di questa linea e di questo servizio strategico, vitale per il nostro territorio, per i collegamenti che ci assicura e per la mobilità che consente alla nostra popolazione. Sono emersi tanti problemi che più volte i pendolari hanno sollecitato, dalla puntualità, quindi i ritardi delle diverse corse, spesso la cancellazione di alcuni treni, il materiale rotabile che ha bisogno di una riqualificazione importante in termini di comfort, di climatizzazione, di pulizia, un investimento necessario anche sulle nostre stazioni ferroviarie che hanno bisogno di essere riqualificate per tornare ad essere le porte d'ingresso dei nostri territori e delle nostre comunità. Quindi un incontro però proficuo e importante perché la presenza dell'assessore regionale Donini, la sua disponibilità all'ascolto prima di tutto e all'impegno, agli impegni con cui ci ha lasciato, che si è preso al termine di questo incontro, ci fanno non solo sperare ma ci fanno lavorare insieme alla ricerca di un confronto nel merito con RFI e con Ferrovie dello Stato per migliorare e monitorare anche il lavoro che nei prossimi mesi dovrà essere svolto.